Ciao a te e a tutti, ciao e benvenuti nei giocherini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Vediamo ragazzi se per questo episodio riusciamo a raggiungere i 25 like, so che ce la possiamo fare. Vi ricordo che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto dei videogiochi utilizzando il mio codice ragazzi sul sito digital24.it, trovate tutte le info in descrizione, come ci trovate anche i link dei miei social. Benissimo, senza perdere più tempo ragazzi, la volta scorsa eravamo arrivati qua dopo tante tribolazioni, dopo tanti problemi. Molti di voi mi hanno fatto notare che ho lasciato in un angolo mentre spaccavo delle casse una maledetta statuetta, e questo ragazzi vuol dire essere proprio ciecati, diciamocelo, come ho fatto a non vederla rosa. Fatto sta che, se non sbaglio, ecco, continuo a premere il tasto sbagliato per accucciarmi. Devo entrare qua forse. Succedono sempre queste cose. Fatto sta che qua appunto faccio scattare la trappola. Ok, posso disinnescarla. Meno male me ne sono accorta, perché cioè ragazzi, morire così durante tipo il primo minuto di video è stato veramente imbarazzante, diciamocelo. Ma imbarazzante tipo all'ennesima potenza. Ok, qua possiamo finalmente inserire l'attrezzo che avevamo trovato. Ecco fatto. E adesso cosa succederà mai? Ok, ma succede qualcosa? Ma perché continuo a premere questo per accucciarmi? Con che gioco mi confondo? Non lo so ragazzi, fatto sta che adesso ho una pessima, ecco qua infatti, sensazione, visto che ce l'avevo. E tu adesso prenderai fuoco, ma proprio quella me. La concia di tua madre, mori. Ma dai, ecco, ne arriva un altro. Ragazzi, sono nella cosiddetta merda. Una merda secca, eh. Ecco, mira la testa. Madonna. Potrei attirarli vicino alle trappole. Questo è poco ma sicuro, però corro il rischio anch'io vicino a ste cacche le trappole. Minchia, sta musica mi sta a far venire in ansia, ragazzi, che nemmeno ve lo immaginate. Ok, qua c'abbiamo colpi per pistola, per fortuna, perché cominciavo ad essere abbastanza a secco. Ok, facciamo attenzione ragazzi. Oh porca vacca miseria. Alla testa, minchia. Ok, che mi ha rilasciato. Colpi per pistola, perfetto. Sento. Cos'è? Cos'è? Tira, non so perché, ma tirala. Cioè, che c'è? Non puoi passare. Non puoi passare. Vieni qua. Fatto sta che io devo passare di là, mi sa, eh. A sto punto non faccio già più in tempo, ma forse. Muoviti. Porca miseria. È un luogo per morire questo. Cavolacci. Oddio ragazzi, mi sento veramente nel panico più completo, perché non so cosa potermi ritrovare di... cioè cosa mi posso ritrovare davanti. È un incubo. Allora, posso passare o adesso mi spiaccichi? Non so se rimangono così queste o... ok. Ah minchia, posso salire la scala, ma c'ho troppa paura che queste cose si richiudano ragazzi, perché qua c'è del mocciolo, l'ho visto. Ma se mi si richiudono addosso mi incavolo come una belva, ve lo dico. Sono venuta a prenderlo, so che ce n'è dell'altro là. Minchia, là si poteva pure entrare. Boh, non so ragazzi, è una situazione allucinante. Cioè, tutto quello che sta succedendo è assolutamente allucinante. Cioè, è successo così, dall'oggi al domani, da un momento all'altro. Non posso prenderlo. Questo è qua, che cosa abbiamo? Colpi per pistola, meno male, anche perché quelli per fucile mi stanno proprio per finire. Aspetta,
Attenzione perché, ok, qua ci sono scatole. Sta musica poi tra l'altro non aiuta, ragazzi, a fa venire un'ansia allucinante, ok. Bene, entriamo qua e vediamo adesso che cosa succederà. Madonna, ragazzi. Diavolo sono. Caro Seb, lo sto chiedendo da una vita, Seb, perché non so che sta succedendo, Seb. Qua c'è un pezzo di mappa, ok. Frammento mappa 19, perfetto. Vediamo, adesso ci buttiamo in sto buco e che Dio ce la mandi buona. Oh merda, miseria, mi ha salvato la partita. E non è... Ma dove sono? Da dove sono venuta? Non è mai una cosa positiva, no? Da dove sono venuta? No! Ma qua è pieno di amici cari che ci aspettano. Ok, ho preso munizioni, munizioni, perfetto. Ragazzi! Non c'è prova, eh? Che di solito tu sei armato e non mi piace per niente sta auto. Ah! È di nuovo lui! È di nuovo lui! Ah! Ce ne sono due! Ah! Ho finito i colpi! Ah! Ma merda, miseria! Ci deve essere un modo, ci deve essere un modo! Ci deve essere un modo! Ecco, ecco il modo. Porca vacca! Corri! Oddio ragazzi, non so che fare! Sono in panico più totale! Sono in panico più totale! Ah! Mi devo curare, mi devo curare! Madonna che panico! No, 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 no! Muovite, muovite! Posso spingerli qua dentro in qualche modo? Non lo so! Vabbè. Questi li ammazzo tra vent'anni, ragazzi, avviso. Io vi avviso. Top. Ah! Ah, pure tu ci mancavi, la concia di tua madre. Oh, non è morto lo stronzo. Mi ha mancato pure il colpo. Mi ha mancato pure il colpo! Ah! Proviamo con altri di questi. Merda. Ecco, pure io, pure io. Aspetta, aspetta. No, l'ha mancato, porca vacca. No, così non se può, non se può, non se può. Non se può. Spara! Mannaggia, se non ricarico, giustamente che voglio che spari. Ecco qua, si è pure arrabbiato, ovviamente. È morto? Ok, questa tecnica è sempre infallibile, questa dei dardi congelanti. Ah, pure l'altro è morto. Ma come ne ero resa conto? Meno male, wow. Per un pelo di culo, ragazzi, per un pelo di culo. Ok, vediamo un attimino cos'altro abbiamo qua. Non ci abbiamo più niente. Devo aprire questo cancello, ok. Minchia, è lunga fino all'altra parte, No, la porta che abbiamo aperto con quell'altro dispositivo. Ammazza. Vabbè, ci è andata abbastanza bene, dai. Dai, madonna, quanto tempo. Ok. Ricari, oh merda, che c'è adesso? Qua c'è qualcosa? No, perché non mi vorrei perdere munizioni o roba del genere. Il fatto è che, ragazzi, il suo posto mi fa paurissima. Ah, è vero, io ci avrei pure bombe a mano, è vero. Che c'è adesso? Minchia, sento sempre dei rumori, ragazzi, orrendi. Morrendi a dire poco. Ok, questa posso tirarla. Così di regola dovrebbe andare su, no? Oh merda, va su e va giù o rimane solo su? Non lo so, non lo so, non lo so. Fatto sta che ho paurissima. Ok, ok, ok. Piano, piano e piano. Questa è la nostra porta, ragazzi, è lei. È la nostra porta. Ce la faremo ad aprirla? Non ce la faremo? Ok. Da qui si è aperta, mo salvami la partita per favore. Appena vuoi. Non c'ho più colpo ovviamente. Per fucile a colpo qui. No, ti prego, no! Esci adesso, dove cacchio sono adesso? Oddio no. Mi fanno entrare troppo in panico. C'ho troppa paura. Uffa. Non mi piace niente di tutto ciò. Ah! Non mi piace niente. Ah!
ascolta il nastro. Tutto ciò che ero, tutto mi è stato strappato dopo l'incidente da chi voleva farmi sparire. Là, al buio, solo con i fantasmi della mia mente a confortarmi, a deridermi, ho rischiato di perdermi completamente. Ne sa che te sei perso completamente. Ma poi l'ho vista. Nel profondo del cuore so che era solo un'apparizione. Ma avrei riavuto il mio viso. Avrei recuperato ciò che avevo perso. Avrei salvato anche lei, la mia sorellina, Laura. Ok ragazzi, vabbè, Rubik è stato devastato dall'incidente dell'incendio a cui abbiamo assistito anche noi. Questo è chiarissimo e quindi poi è stato tipo rinchiuso, credo ad aver capito, e questo non è che l'ha aiutato. Ok, e non ci ha aiutato nemmeno il fatto di salvare la partita adesso, vero? Qua abbiamo un punto di salvataggio, per fortuna, qua abbiamo qualcosa, no, per cui direi di andare a salvare, di andare a trovare la nostra carissima tizia Joy. Tizia Joy, non vedi l'ora di vedermi, è vero? Oh, ah, qua c'è il mio diario, ok. 27 febbraio 2012, ho visto amici e colleghi morire prima d'ora, fa parte del lavoro che ho scelto e non è mai facile. Ma niente può essere paragonato al dolore della perdita del proprio figlio. Morirei un milione di volte per impedirlo se fosse possibile. Mi sono sentito così impotente quando hanno calato quella piccola bara sottoterra. Il dolore è insopportabile. So che non dovrei, ma bere è l'unica cosa che mi ha permesso di dormire nelle ultime settimane. Ok, quindi è diventato un alcolista in pratica. Sono preoccupato per Myra, la perdita l'ha colpita duramente. Il modo in cui la sta affrontando è inquietante. Vuole restare da sola, sveglia tutta la notte. Dice di voler lavorare per non pensare alla tragedia, ma sembra volersi rinchiudere in un mondo tutto suo. So cosa succede quando una coppia perde un bambino e spero di essere abbastanza forte da evitarlo. Ragazzi, pure sta storia, cioè che è una storia molto reale e fa venire i brividi, effettivamente. Ok, adesso è accesso per tizia Joy. È attivo! Sto arrivando! Devo andare a trovare tizia Joy! Ha dimenticato qualcosa? Sì, di salutarti, tizia Joy! Mi vuoi dire qualche altra cosa? Direi di no. Che c'è qua? Si segnala la scomparsa di Patrick Higgins, legale della famiglia Victoriano. L'ultima volta è stato visto insieme a un presunto cliente. Ha pure minchia, pure l'avvocato della famiglia è sparito. E possiamo andare a potenziarci. Il problema è che il dilemma diventa sempre peggiore, ragazzi. Cosa potenziare? Direi di potenziare a sto punto il danno critico della pistola. Ok, direi di aumentare anche cioè la quantità di munizioni per pistola. Eccoci qua. E posso aumentare anche il danno del fucile a pompa, ragazzi, dai. Stavolta rimango a secco, ma era necessario perché comunque stiamo andando incontro a nemici sempre più potenti ed è proprio il caso di aumentare l'efficacia delle nostre armi. Per cui, tizia Joy, ragazzi, mi vorrei salvare la partita. Ecco fatto, e me ne vado, di nuovo, me ne vado, ti dico addio, tizia Joy, addio. Sto cagata in mano, ragazzi. Sto cagata in mano. Perché non so cosa ci aspetta adesso. Da adesso in avanti, non lo so. Io ho una pipa matta, matta, matta. Ma proprio matta. Ok, sta arrivando, che schifo. Oddio, ma è la tipa. Non ci sto a credere. Non è quello che abbiamo ammazzato all'inizio. Vabbè, guarda, fin quando rimani rinchiusa in quella gabbia a me sta benissimo. Però mi girano altamente le palle, ragazzi, perché io pensavo che l'avessimo ammazzata una volta per sempre. Pensavi, giochilina, pensavi, volevi. Ti sarebbe piaciuto, A chi non sarebbe piaciuto? Allora, qua che posso fare? Questo non lo posso usare, ragazzi, sto ascensore. È proprio off limits. Stai ferma! Ok, vorrei dire che scenderò le scale. Anche se l'idea non mi piace proprio per niente. Ma non è che ho molta alternativa, per cui... Arrivo, No. Tu sei al tuo posto, perché ti ho già sopportato una volta, maledizione. Questa non ci voleva, ragazzi. Affanbello, vai, sparisci, che ti odio. E non poco. Allora, se io tiro questa leva, che cosa si apre, effettivamente?
vado, mo. Vado di qua, è l'unica strada. Cioè, no, che cavolo! Oh, merda! Corri, corri! Muovite! Ah! Ah! Perché mi fate vivere st'incubo? Perché? Di nuovo, no! Di nuovo quella, no! Mi sta sul cazzo! Uffa! Che ingiustizia, raga! Che ingiustizia, però! Non è giusto! E non mi ha manco salvato la partita, tanto per cambiare. Qua c'è qualcosa? Sembrerebbe di no, va bene. Allora io procedo, In questa camera... bellissima! Questo non posso prenderlo, questi fiammiferi così, ok, vabbè, mi farebbero comodissimo dei colpi e questi continuano a darmi fiammiferi. Fatemi vedere se qua c'è qualcosa. Ok, sembra di no. E qua c'è qualcosa? Idem, sembrerebbe di no. Va bene. Ma mi avvicino a quest'altra porta. Con quanta cattiveria, Detective Castellanos. Anzi, Seb, scusa, Seb, mi sono scordata che ti chiamo Seb. Ok, allora, qua c'è una parete di fuoco e qua c'è una grata chiusa e c'è una statuetta, stavolta l'ho vista. Vabbè, se io tiro questa, che cosa succederà mai? Si sta spegnendo? No. No che non si sta spegnendo. E allora? E allora che? Ah, ok. Minchia, ci ho messo 20 anni. Vabbè ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Direi che per oggi possiamo fermarci qua. Mamma mia. Cioè, siamo ritornati ragazzi nel panico più assoluto. Grazie a tutti. Un bacione. E a te, a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao!